chiamo Italo Calvino. 19 settembre 1985. Muore a Siena lo scrittore Italo Calvino. Nato a Cuba nel 1923, all'età di 3 anni approda in Italia con la famiglia. Durante la Seconda Guerra Mondiale partecipa alla lotta partigiana, un'esperienza narrata nel suo primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno, pubblicato nel 1947 dalla casa editrice Einaudi, con cui Calvino attiva una lunga collaborazione. Politicamente impegnato nel Partito Comunista Italiano, se ne dissocia dopo i fatti d'Ungheria. Molti i suoi capolavori: la trilogia degli antenati, le città invisibili, il castello dei destini incrociati, Se una notte d'inverno un viaggiatore, Palomar, fino all'ultimo lavoro, Lezioni americane, una raccolta di discorsi preparati per un ciclo di conferenze programmato all'Università di Harvard e mai tenuto a causa della morte dell'autore. In questi discorsi, pubblicati postumi, Calvino indica i valori che la letteratura del XXI secolo deve perseguire: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità e molteplicità, a cui si aggiunge, solo come titolo perché non sviluppata, la coerenza. Nelle prime pagine preparo a una lettura distesa, tranquilla, continua, mentre non ci si deve fidare, il libro riserva delle sorprese. C'è un, direi, possiamo chiamarlo, un espediente letterario che lei adopera, cioè lei parla nel libro, oltre che di tanti scrittori, anche di se stesso, e dice: ogni romanzo uno stile nuovo. Ed è una dichiarazione di, direi, una dichiarazione di poetica. Che cos'è questo cambiare stile? Un piacere letterario o un rispecchiare il vento della letteratura? È il desiderio di non lasciarsi definire, di non restare prigioniero della convenzione letteraria che si sceglie, della chiave di scrittura che volta per volta lo scrittore assume. Il tentativo di scrivere tutti i libri, ho fatto una specie di catalogo di possibilità romanzesche. In questo catalogo ci sono le sue predilezioni letterarie? Ci sono dei desideri di lettura. Ho cercato di dare come spinta allo scrivere il romanzo che vorrei leggere, oppure che vorrebbe leggere il lettore, perché è sempre il lettore al centro. Pensavo che già nel titolo, Se una notte d'inverno un viaggiatore, lei ammicca un certo tipo di letteratura, il romanzo popolare, fa pensare all'attacco dei tre moschettieri, fa pensare anche al melodramma verdiano. Sì, il mio titolo vuole essere l'inizio di un romanzo popolare, di un romanzo tradizionale, quei romanzi che dicevano: se un passeggero fosse passato per quella strada avrebbe visto... Dietro il piazzale dei Carmelitani. Sì, e c'è, siccome tutto il libro è basato sulla nostalgia di una lettura di questo tipo, questo titolo già introduce in questo clima.